Ragazzi, come ha detto Marcello, mi chiamo Leonardo, e ho 18 anni e frequento la quinta superiore, la quinta liceo. E, ho conosciuto questo progetto 3 anni fa, per mezzo internet, diciamo, e mi sono interessato perché fa già quell'estate, come vabbè, molti di noi non hanno niente da fare in estate, e ho detto, beh, diciamo, la utilizzo per questo produttivo. E allora insomma, mi sono informato riguardo al progetto e mi sono iscritto al Centro di Movimento dello Sport a Malo. Si tratta di fare, diciamo, animatori a bambini di età compresa, cioè fra la prima e la quinta elementare. E devo dire che è stata un'esperienza molto bella perché quello che mi è rimasto è stato proprio l'emozione comunque di insegnare qualcosa a un bambino, in questo caso riguardo lo sport, e vedere che comunque lui ci tiene ad ascoltarti, anche perché tu sei più grande, hai più esperienza e quindi ti riconosce, diciamo, come una specie di istruttore. E poi, quindi, questo è successo estate 2011. Estate 2012 mi sono iscritto al Casa di Riposo a Malo e quindi diciamo che sono i due estremi. Bambini e gli anziani, diciamo l'esperienza è stata diversa, però come ho trovato soddisfazione nell'insegnare ai bambini qualcosa riguardo lo sport, ho trovato soddisfazione anche a parlare con gli anziani, capire le loro problematiche, che vi assicuro, da fuori magari una casa di riposo, può sembrare un bel posto, un posto dove comunque gli anziani si ritrovano tutti insieme, però in realtà da dentro è un parcheggio e quelli che vanno dentro con qualche problema si aggrava. E quelli che vanno dentro senza problemi mentali, sto parlando di problemi mentali chiaramente, quelli che vanno dentro senza problemi mentali si aggravano anche quelli perché comunque nell'ambiente sono anziani, sì, hai gli animatori che fanno loro, sto parlando di animatori adulti, agli animatori che fanno il loro lavoro e magari tentano di coinvolgerti nelle loro attività, però diciamo che la cosa positiva di questa esperienza è che io, come 17enne e altri ragazzi, abbiamo portato una ventata di giovinezza all'interno della casa di riposo, che anche gli educatori ci dicevano è stata veramente apprezzata, cioè gli anziani quando ci vedono arrivare si illuminavano, cioè gli si illuminavano gli occhi, ok? E anche adesso quando passo per Malo, entro in casa di riposo, qualcuno mi riconosce, qualcuno no, qualcuno c'è, qualcuno non c'è più, però comunque ho ricavato forti emozioni anche dalla mia seconda esperienza, tanto che comunque io, allora diciamo che l'esperienza è formata da 2 settimane canoniche, in realtà 10 giorni, perché sono da lunedì a venerdì. Io sia è stato 2011, è stato 2012 che quest'estate, che inciso sono tornato eccessivamente allo sport, quindi con i bambini, ho prolungato la mia esperienza di varie settimane, perché proprio, cioè non è stata una cosa forzata, capite? Sono stato molto, molto più tempo di quello che in realtà mi era obbligatorio. Quindi io consiglio l'esperienza a chiunque, perché magari sia un po' di boh, incertezza, ma boh, dici, ma cosa mi può servire questa esperienza piuttosto che un'altra? Magari vado a darmi la birra al bar, ma in realtà a me è servita molto, diciamo, e sono stato molto contento di quello che ho fatto in quest'estate, insomma. E passo la parola a Gaia. La terza superiore dell'Istituto Biologico di Schio de Bretto, Notis de Bretto, e ho partecipato 2 volte a esperienze forti, entrambe nella stessa sede all'asilo di Casa di Malo, quindi ho lavorato con bambini dai 3 ai 6 anni. L'esperienza che mi è, cioè, l'anno che mi è piaciuto di più è stato quest'anno perché eravamo molto più coinvolte nelle attività che si facevano e quindi non eravamo magari. Io pensavo, ero partita con l'idea che magari venivamo magari usate solo per lavori di riordino, di pulizia, mentre così non è stato perché venivamo coinvolte nelle attività che si facevano, quindi
quindi chiedevano sempre la nostra opinione sulle attività che si facevano, sulle tematiche che si affrontavano con i bambini. Poi penso che insomma non sia facile per tutti svegliarsi alle 7 di mattina durante le vacanze estive, però è una cosa che gratifica molto perché, come ha detto Leonardo, il rapporto che si crea con le persone con cui si lavora è qualcosa che vale molto di più del fatto di non fare niente durante l'estate o comunque non sapere come riempire il tempo. E, niente, e poi secondo me, almeno personalmente, è stata un'esperienza che non è finita in quelle due settimane in cui ho lavorato, ma è continuata, infatti appena ho la possibilità durante la settimana, comunque quando insomma non c'è da studiare, vado all'asilo a trovare i bambini o comunque all'elementare dove sono, ed è bello vedere come questi ti accolgono molto volentieri e non quindi che persone che si sono dimenticate di te, ma rimani dentro le persone con cui lavori e con cui hai un certo rapporto. Cioè, ovvio che ci sono bambini con cui ho legato di più, e però è stata un'esperienza che anch'io consiglio veramente a chiunque, perché è qualcosa, anche un progetto che ti permette di avere un approccio con quello che è il mondo del lavoro e quello che magari ci piace fare, quello che, a cui aspiriamo di più. Per esempio io, anche se faccio una scuola sì che magari andrò a fare, non so, la dottoressa, così con i bambini ho visto che mi trovo davvero bene, che ti danno qualcosa che veramente vale di più, insomma, delle solite cose che si fanno durante l'estate di cui non si sa insomma come riempire il tempo. Ecco, basta, quindi consigliato. Io mi chiamo Davide Esposito, ho 17 anni e questo è il mio secondo anno in cui faccio esperienze morti. E tutto è partito quando dal comune sono arrivate delle lettere a casa con tutte le attività presenti che si doveva fare. E mi sono sempre chiesto cosa spinge molti giovani a passare la maggior parte del tempo, soprattutto in estate, davanti a un computer, alla televisione, cose del genere. Forse pensano che il fatto di alzarsi, come dicevano loro, alle 7 del mattino fosse sinonimo di noia. In realtà noia non lo è, per il semplice fatto che comunque le attività che noi faremo le scegliamo noi e non ci vengono imposte, obbligate. E appunto per questo io mi sono sempre cercato di attivare in tutte le attività che abbiamo fatto. Studio a montagna sociale, quindi ho scelto delle attività attinenti alla mia base di studio. Ho fatto due anni fa consegna pasti per le persone anziane, case di riposo e asilo nido. L'anno scorso invece, seguendo un progetto già iniziato con la scuola, ho fatto dottor clown, asilo nido, in base anche ai tirocini che abbiamo già fatto, e case di riposo. Niente, sono comunque tutte quante esperienze che riempiono molto, che è in grado anche di farti capire, di farti inserire nel mondo del lavoro, di conoscere persone nuove, e oltre ai classici crediti scolastici sono in grado di offrire anche una base di selezione nel mondo del lavoro. E volevo spiegare giusto due parole sul dottor Clown. Dottor Clown, io sto facendo il corso che ho iniziato una settimana fa, è un'esperienza magnifica a tutti gli effetti, perché è in grado di farti riempire il cuore di gioia e anche di tristezza. Perché riuscire a vedere un bambino che sorride e che ha una grande malattia, che non è capace di alzarsi dal letto, è una gioia indescrivibile. E veramente sono emozioni che è una fortuna anche provare. Insomma. Dare molte volte è meglio anche di ricevere. Vediamo la parola a Paola, che mi ha segnato alcune parole chiave molto interessanti che le lascio solamente così come immagine, magari poi possiamo riprenderle. Le relazioni gratificanti, le emozioni forti, queste le ho elaborate io, la contaminazione tra mondi anziani e giovani, diventate fresche, per cui riuscire a avere una certa interdipendenza tra vari mondi che si viaggiano in maniera separata. L'approccio al mondo del lavoro, questo è molto interessante,
e questa io l'ho intesa sacrificio, nel senso mi impegno a fare qualcosa per ottenere qualcosa di un po' più in mano. Paola? Io mi chiamo Paola Sergini e ho insegnato un corso di truppa alle ragazze di Caldogno durante l'anno. E sono stata contattata dall'assistente sociale, la signora Valeria Calli, per improntare un corso di trucco che esaltasse un po' l'unicità delle persone, delle ragazze che partecipavano e soprattutto l'autostima. E l'esperienza che ho avuto, posso dire che è stato un corso che ha avuto tre basi fondamentali di successo. Il primo, il fatto che sia comunque stato chiesto dalle ragazze e quindi sono state proprio loro a proporre all'assistente sociale questo tipo di corso e quindi la partecipazione è stata assolutamente motivata. La seconda è il fatto di averlo, cioè non era semplicemente un corso di trucco e basta, ma era proprio un corso di trucco finalizzato all'autostima ed è stato un grande valore aggiunto secondo me, perché appunto poi io ho cercato di portare questo corso e assolutamente nella direzione di valorizzare la persona in quanto unica, nel senso non un corso di trucco e basta, ma cercando di far capire alle ragazze che ognuna di loro ha dei punti assolutamente belli che vanno evidenziati e quelli che invece piacciono meno, appunto attraverso il trucco, che rimane un trucco, vanno mascherati. Il risultato è stata, da come ho potuto vedere io, c'è stata una grandissima partecipazione perché ero stata contattata per fare un corso e poi sono diventati tre. Avevo chiesto alla Valeria che mi mettesse 8 persone perché io riuscivo a gestirne 8 da sola e in realtà poi sono diventata una presenza di 15 più o meno a corso, tutto per il passaparola, tanto che poi ho avuto anche bisogno di assistenti che si sono offerte volontari di farmi gli assistenti, mi ha dato un sacco di soddisfazione. E poi per me è stata una sfida perché c'era proprio il problema di tenere viva l'attenzione su ragazze dai 15 ai 20 anni, che non è proprio facile per una più vecchia, d'accordo? E invece ho visto che la partecipazione c'è stata assolutamente tanto, assenze, le assenze sono state solo per motivi di studio o di malattia, nessuno ha mollato il corso perché si è stufato. E ripeto, sono stati tre al posto di uno, quindi secondo me è stato un grande successo. Mi sono divertita da morire a farlo ed è stata una grande soddisfazione. Ecco. Io sono Giulia e come diceva Marcello, noi tre siamo tra le firmatarie per un progetto che si svolge intanto in questo inverno, in quest'anno, e è il progetto G5. Ognuna di noi ha un progetto di volontariato differente e che durerà appunto per tutto l'inverno, a differenza di esperienze forti che si svolgono durante l'estate. Io per esempio ho appena cominciato a Caldogno, che è nel paese, un progetto di buon vicinato e assistenza allo studio. Il buon vicinato in quanto, come si può dire, cioè contribuisco, diciamo così, ad aiutare in questo caso una bambina che ha alcune difficoltà, diciamo così, e per fare questo l'aiuto nello studio a scuola. Cioè noi, io e lei ci troviamo 2 volte alla settimana e l'aiuto a fare i compiti, a studiare e a rafforzare insomma le sue conoscenze e le sue abilità didattiche, insomma, diciamo così. Ecco, un'esperienza che, anche se l'ho cominciato da poco, sono solo 3 settimane, mi sta già dando tanto, perché comunque ogni volta, ogni nuova lezione, chiamiamola così, che facciamo insieme, scopriamo, sia io che lei, scopriamo qualcosa di più una dell'altra. E quindi ci stiamo già, come si può dire, cioè sì, siamo sempre più uniti, però, come dire, cioè sì. Stiamo conoscendo, insomma, e per me, che ho sempre, prima di fare questa esperienza, devo dire la verità, ho sempre pensato di non essere proprio la persona adatta a lavorare in questo modo con i bambini. Però facendo appunto mi sto
ricredendo perché è molto bella e sono sicura che anche continuando le sue mi darà tanto. Io sono partita come Giulia facendo delle esperienze forti durante l'estate, ho prima lavorato diciamo, alla scuola dell'infanzia di Gardogno e poi ho partecipato al progetto People to People che aveva spiegato prima Valeria con i ragazzi americani. E poi appunto mi è stato proposto di partecipare a questo progetto di esperienze forti sempre più attivi in cui ci veniva chiesto di metterci in gioco maggiormente, nel senso che non dovevamo soltanto aderire a un'attività già programmata, ma noi stessi portare delle idee e quindi capire cosa avremmo desiderato fare e andando incontro alle necessità del nostro paese. E appunto con varie riflessioni siamo arrivati appunto alla conclusione di attivare questo progetto di buon vicinato e anch'io appunto faccio assistenza allo studio a una bambina con delle difficoltà e è un progetto che cioè, è un'attività che sicuramente dà tantissimo, nel senso che anche soltanto vedere che nel momento in cui io vado da lei per studiare, diciamo, lei mi aspetta fuori o mi viene incontro, comunque è qualcosa di veramente bellissimo e anche nel momento in cui ripassiamo anche soltanto le tabelline è bello vedere comunque come si è interessata a farlo con una persona nuova rispetto alla mamma o la maestra. E quindi sono attività veramente che lasciano qualcosa. E ecco, la difficoltà è quella di rispondere a delle necessità senza poi comunque lasciare qualcosa in sospeso, nel senso che nel momento in cui abbiamo deciso di attivare questa attività di assistenza allo studio abbiamo comunque pensato che non si poteva nel momento finiti questi 10 mesi invernali lasciare tutto così com'era, cioè il progetto comunque deve essere continuato, nel senso i contatti con la bambina comunque nel momento in cui finirà questo progetto non devono andare persi, anche soltanto per vedersi, per giocare, nel senso. Quindi comunque è un'esperienza che aiuta a formarsi professionalmente, ma anche proprio come persone, in questo senso. Io sono Alice Zilio, sono una studentessa del Liceo delle Scienze Umane di Schio. L'attività progettuale che è stata affidata a me è quella della manutenzione delle scuole. Questo progetto è in collaborazione con il progetto FEI, che si occupa dell'integrazione degli stranieri in Europa. Il mio compito sarà appunto quello di creare un gruppo di persone che si occuperà di rendere la scuola un po' più agevole e anche magari un po' più accogliente. È un'attività che però dobbiamo ancora iniziare e inizieremo con il nuovo anno. Comunque ovviamente io ne ho già parlato un po' con gli studenti della mia scuola e ho sentito molte persone entusiaste di questa cosa, perché tante volte noi studenti ci lamentiamo di com'è il nostro edificio scolastico o cose simili e quando ho sentito questa cosa insomma hanno detto beh allora forse è arrivato il momento che ci mettiamo noi e le cambiamo noi le cose, dato che magari qualcuno che è un po' più in alto di noi non lo fa, adesso interveniamo noi. Quindi non vedo l'ora che inizi appunto per questo motivo, perché finalmente prendiamo noi in mano le cose e speriamo di riuscire a migliorare, insomma. Allora, ciao a tutti. Io sono Claudia e ho conosciuto esperienze forti facendo servizio civile presso il centro studi.
e non lo conoscevo prima perché il mio comune non partecipa a questo progetto, però mi ha subito colpito e grazie al servizio civile ho potuto vedere proprio l'organizzazione che c'è sotto a questo progetto, perché collaboravo con Marta e quindi tutto il contatto con gli enti eccetera, tutta l'organizzazione che c'è sotto, e subito mi è piaciuto un sacco questo progetto e subito ho pensato: se ci fosse stato quando andavo a scuola io, l'avrei fatto. E mi ha colpito subito la possibilità che viene data di mettersi in gioco, come diceva Marta prima, di non dormire, abbiamo 3 mesi durante l'estate, cavolo, 2 settimane possiamo anche giocarcele in maniera diversa. E quindi è partito tutto così il mio contatto con Esperienze Forti. Poi mi è stato proposto, ho avuto l'occasione di poter ampliare e quindi di inserirmi l'anno scorso facendo queste interviste, passando ragazzo per ragazzo durante o alla fine dell'esperienza fatta. E quindi io ho seguito i ragazzi di mano, quindi magari qualcuno si ricorda. Ecco, la cosa che mi ha colpito della 60 ragazzi circa che io ho intervistato è stata la positività. Cioè, su 60 ragazzi non ce n'è stato uno che mi abbia detto: mi sono annoiato, non mi è piaciuto, ho sbagliato posto, l'anno prossimo neanche ci penso. Tutta la 60ina di ragazzi che ho intervistato erano entusiasti dell'esperienza e positivi. Tutti quanti hanno detto: se potrò, continuo a fare volontariato dentro all'ente, comunque l'anno prossimo è un'esperienza che voglio ripetere assolutamente. Quindi questa cosa mi è rimasta proprio e mi ha confermato la sensazione iniziale di dire: ok, è un progetto in cui bisogna credere, a cui bisogna credere, e è assolutamente positivo per i giovani. Cos'altro aggiungere? Basta. Ah no, e mi riallaccio al ragazzo che aveva parlato della casa di riposo, perché l'avevo pensato anch'io quando pensavo un po' a cosa dovevo dire stasera qua a voi. E la casa di riposo lui l'ha descritta bene e ha detto: uno da casa dice sì, cosa vado a fare, è una realtà un po' particolare, un po' più difficile forse da affrontare rispetto a un centro estivo, rispetto a dei bambini. I ragazzi che io ho intervistato, quindi parlo delle esperienze che ho raccolto io, alla casa di riposo forse erano molto ma molto più entusiasti, più arricchiti rispetto ai ragazzi dei centri estivi. E questa è una cosa che mi ha colpito. Ero partita anch'io, quando sono andata a fare l'intervista un po' prevenuta, ho detto: vabbè, questi magari qua potrebbe essere che qualcuno mi dice un'esperienza troppo forte, troppa difficoltà, una realtà che non sono riuscito ad affrontare, e invece tutti mi hanno garantito che è un'esperienza da fare, e alcuni proprio chiedevano, si erano già accordati con gli operatori per continuare anche un volontariato proprio spontaneo, insomma senza, slegato da Esperienze Forti. Ecco, quindi io vi incito a continuare questa cosa anche dopo la scuola, nel senso che è comunque un progetto che non finisce con la quinta superiore, l'età è più ampia, quindi se uno ha la possibilità veramente ricevete, di sicuro ricevete tanto. Oh, passo la parola. Buonasera a tutti, io sono Daniela Bonato. Diciamo che Claudia mi ha un po' rubato le parole, nel senso che l'anno scorso io ero tra le firmatarie, cioè come le 3 ragazze che avete visto prima, che quest'anno hanno dei progetti specifici. Diciamo un po' che il nostro incarico dell'anno scorso come firmatarie era appunto andare a svolgere queste interviste in corso d'opera con i ragazzi negli enti. Per raccontarvi qualche aneddoto, diciamo che prima contattavamo i responsabili dell'ente per dire: veniamo a fare delle interviste ai ragazzi, quindi gli enti avvisavano i ragazzi nel giorno in cui arrivavamo, e li trovavamo spesso terrorizzati da questa intervista, come se dovessimo chiedere delle cose straordinarie. In realtà erano delle domande molto semplici, proprio per capire come si erano sentiti accolti dall'ente, se erano soddisfatti, se i compiti e il ruolo che gli erano stati assegnati erano stati chiari fin da subito, o se invece piuttosto ci fosse stata un po' di confusione
anche magari rispetto alle aspettative che loro credevano avrebbero fatto un compito e invece ne è stato fidato un altro. E tra l'altro abbiamo preso anche la palla al balzo per chiedere ai ragazzi, come ultima domanda, se avevano allora delle nuove idee, perché come abbiamo detto probabilmente le idee migliori vengono proprio dal basso, dalle esigenze che hanno i ragazzi, per cui abbiamo un po' colto se hanno notato, se c'erano delle idee, poi lì per lì poverini sul momento dicevano "Dio, non mi viene in mente niente". In ogni caso il centro studi in particolare rimane sempre aperto a nuove proposte, basta inviare una mail e ricevono. Io oltre, cioè come firmataria, anche ho dedicato le mie ore proprio, diciamo che se Marta è il braccio armato dell'Alto Vicentino, diciamo io sono l'appendice, io sono le gambe della Marta, nel senso che quello che la Marta dimentichi non la testa ha gambe, e dico sempre la Marta, se la Marta non ha testa, la Daniela ha le gambe, e quindi ti scarrozzo in giro per la provincia. No, nel senso, l'esperienza forte è una macchina enorme, veramente, ci sono 3.000 cose da fare, quindi ci vuole anche tanto tempo, tanta pazienza, perché quando ci si interfaccia con tanti enti, con tanti comuni, con tante persone, i contatti sono sempre lenti, perché senza volere non si parla mai con la persona giusta, si viene rimandati, si danno, si aspettano risposte e poi non si rispettano mai le scadenze, quindi ecco, si parte inizio anno per arrivare a giugno con l'acqua alla gola e riuscire poi a rispettare i tempi con i ragazzi, perché i ragazzi dobbiamo dare delle date precise e non semplice, come dire, anche i ragazzi ci dicono a scuola la pubblicità arriva sempre troppo tardi. Anche lì, portare la pubblicità nelle scuole è veramente un lavoraccio. E io resto sempre stupita comunque di quanto poco ancora si conosca esperienze forti. Cioè sono ancora ragazze che poi, dopo aver fatto l'esperienza, diamo degli appuntamenti ai ragazzi di, chiamiamole a verifica, proprio perché loro ci diano un feedback di come è andata, che è sempre la cosa più importante, sapere da loro l'opinione. E ci dicono più pubblicità, e noi veramente siamo là che non riusciamo a capire dov'è che dobbiamo mettere questa pubblicità, queste infantili, questi volantini, perché sembra che non lo sappiano abbastanza. E diciamo che ormai la macchina delle scuole è abbastanza avviata, per cui è anche il passaparola punta tantissimo, nel senso che ormai si sta radicando e quindi da un anno all'altro i ragazzi sanno e se lo aspettano, quando arriva maggio loro sanno che arriva esperienze forti. Se devo raccontare un altro aneddoto è che secondo me i ragazzi loro hanno lo spirito di buttarsi, perché prima di, cioè durante il periodo delle iscrizioni, prima della partenza, l'esperienza in sé, si fanno i punti di ascolto nelle biblioteche, c'è un orario disponibile in cui Marta solitamente è là per dare informazioni a chi voglia. Spesso vengono anche le mamme a informarsi. A un punto di ascolto ero io questa primavera e mi arriva una mamma con la figlia che voleva fare un'esperienza in un centro per la disabilità. E la mamma che diceva, ma non sarà troppo forte, ma magari poi fa fatica, E io ero là che cercavo di ricordarla che assolutamente con tutto questo palinsesto intorno, cioè secondo me il massimo della tutela ed è proprio, cioè i ragazzi hanno una rete sotto per dire io mi butto, anche in una realtà che può essere difficile. C'è stata una ragazza che ci ha detto, per me è stata un'esperienza forse troppo forte, nel senso che mi sono resa conto che lo fa per me. Però anche lì, diciamo, è importante che tu faccia questa esperienza, che comunque è anche ridotta nel tempo, in cui ti rendi anche conto, ok, quindi in realtà per te, cioè, non sei tagliata, non ti senti d'accordo, ma devo sapere anche che un domani il tuo tempo puoi dedicarlo ad altre realtà e anche un domani nella scelta lavorativa, magari, ecco, nell'indecisione, ed è brutto dire lo scatto già, però sai già com'è quell'impatto. Cioè, esperienze forti serve anche proprio per far vivere le cose, ragazzi, in modo che si facciano idee anche proprio per il futuro, perché comunque a 15 anni, magari no, però già a 17-18 staranno pensando, presumo, a quello che faranno dopo le maturità. Quindi esperienze forti è veramente una cosa che ti proietta il futuro e ti fa pensare un domani che cosa vorrai fare. Quindi veramente è secondo me è un semino, forse un'annaffiata molto importante per la crescita dei ragazzi.